E ci sono delle novità. Ci sono delle novità, fronte calcio mercato, si parla di Cambiaso, quindi parallelamente di Dragusin, si parla di Koulibaly, si parla di Zaniolo, ma sono tutti argomenti che andremo a trattare in un secondo momento, probabilmente nella tarda serata, quindi già oggi, ma non in questo video, perché credo che sia giusto anche mantenere le distanze un po' dal mercato e godersi un attimo quello che si è fatto effettivamente, perché questo è un momento che aspettavo da tempo, da tantissimo tempo, è stato un momento che mi ha caricato, galvanizzato, gasato. Sceglietelo voi, mettete quello che volete, però sono stato veramente molto contento di vedere finalmente Paul Pogba tornare a parlare di Juve, vuotare il sacco, raccontarsi e mettersi a nudo, perché Pogba ha messo tante emozioni all'interno di questa prima conferenza stampa di ritorno alla Juventus. E la prima cosa che dice banalmente è: sono molto contento di tornare a casa, la gente mi ha accolto come se fosse un sogno, segno che noi siamo sempre stati affezionati a lui e lui è sempre stato affezionato a noi di conseguenza. Quando vedo i tifosi della Juventus che mi mandano i messaggi mi fa sempre piacere. Quando ero a Manchester ero un sacco concentrato, certo. Poi però, ad un anno della scadenza, ho pensato tanto al ritorno alla Juve. Io sono contento, i tifosi sono contenti, tutti siamo contenti. Poi è ovvio che magari non tutti i tifosi sono contenti, però una buona parte della tifoseria juventina in questo momento è in delirio proprio per il ritorno di Paul Pogba. Poi c'è una risposta che mi ha galvanizzato oltre ogni logica, perché gli hanno chiesto: ma la senti un po' di pressione? E lui ha detto: pressione? Cosa vuol dire? E tutti hanno iniziato a tradurglielo, gli hanno detto in francese, in inglese. E lui ha detto: no, no, lo so che cosa vuol dire, nel senso... Che cosa vuol dire? Boom! Poteva scoppiare il centro dove stavano tenendo la conferenza stampa, probabilmente è scoppiato, perché Pogba ha dato una risposta veramente da fenomeno a livello di comunicazione e soprattutto da persona che ha voglia di tornare a riportare la Juventus dove le compete. Sarà un argomento che tirerà fuori proprio il polpo qualche minuto più avanti. Sono fiducioso dei miei mezzi, voglio fare bene qui alla Juve, veramente qua la risposta che non ti aspettavi. Anche quando ero a Manchester parlavo con Allegri, io qua ho fatto che se davvero è bello sapere che hanno mantenuto questo buon rapporto e speriamo che possa tornare qualcosa anche sotto il punto di vista di campo per quanto riguarderà la prossima stagione. Ho sempre avuto un buon rapporto con lui, ma qua lo sapevamo già, lui è qua, ho avuto tanti anni belli con lui e credo che sia il momento giusto sia la persona giusta, quindi tanta roba. Poi si parlerà anche delle sfide a basket, ma ci arriviamo. Poi una risposta onesta, perché gli hanno chiesto: ma ti sei pentito della scelta che hai fatto di lasciare la Juventus? E qua veramente poteva dire qualsiasi cosa, invece ha scelto la lingua della verità, dell'onestà, e ha detto: non ho mai pensato ad un errore nel lasciare la Juventus, sono contento della scelta fatta nel 2016, la vita è così. A volte poi le cose non vanno come vuoi, sono cresciuto a Manchester, sono diventato uomo, sono contento di quello che ho fatto e sono contento di essere tornato. Poi ovviamente si poteva vincere di più a Manchester. Poi gli hanno chiesto: ma il momento esatto in cui hai deciso di tornare alla Juve? Lui ha detto: non ho idea di quale sia stato il momento giusto, il momento esatto in cui ho scelto di tornare alla Juventus. Sicuramente parlando con Allegri, certo, ma avevo anche altre squadre. Poi il mio corpo, la mia mente hanno fatto il resto. Ho scelto la Juventus. Mi sono mancati i tifosi, qui erano sempre al supporto mio e della squadra. Anche con Evra lo dicevo sempre, i tifosi in Italia sono diversi e ora forse ancora più diverso, Paul, perché ci sono state delle problematiche legate alla tifoseria della Juventus, di questo abbiamo già parlato in un altro video, vi rimando a quel video, lo trovate qua sul canale. Vediamo se cambierà qualcosa in questa annata, perché comunque anche l'anno scorso, proprio qualche giorno fa, l'arrivo di Pogba, erano presenti alcuni esponenti della curva. Vediamo se magari ci sarà un ritorno degli ultras allo stadio. Torno con più esperienza, conosco il mio corpo, non sono più giovane, e anche qua la lingua della verità, la lingua dell'onestà. Ho imparato tanto a Manchester, ora posso anche aiutare i più giovani in squadra. E attenzione che qua possiamo prendere un collegamento, un tunnel, e riportarci direttamente al video che abbiamo fatto ieri su Di Maria. Ha dato esattamente la stessa risposta. Sia Pogba che Di Maria si sentono come giocatori trascinatori per la parte più giovane della rosa della Juventus, che sì, ha qualità, Chiesa, Vlahovic, Locatelli, lo stesso De Ligt. Però per arrivare a quel grado di consapevolezza che hanno raggiunto i vari Pogba e Di Maria serve ancora qualcosa, e loro si offrono per essere delle chiocce vere e proprie per questi calciatori, e questa sicuramente è una cosa che farà bene allo spogliatoio della Juventus, perché servono assolutamente giocatori con queste caratteristiche e soprattutto con questo carisma, con questo palmarès. Avevo altre squadre,
ma il cuore ha scelto la Juve. Stavo bene prima, sto bene adesso, voglio fare bene. Non posso più aspettare, voglio aiutare la squadra, voglio addirittura fare meglio di quanto non abbia già fatto prima. L'anno scorso è stato diverso sia per me che per la Juve, entrambi non abbiamo vinto e quindi abbiamo gli stessi obiettivi. Dobbiamo fare meglio, speriamo di vincere. Parole musica, eh? Quando questi giocatori parlano di vittoria, io mi esalto, sono tifoso medio, ci posso far poco. Sono fatto così, quando questi giocatori che arrivano alla Juventus mi parlano di vittoria, io mi carico, io mi gaso, cioè c'è poco da fare. Quando giochi in una squadra e cambi spesso allenatore, è difficile. Qua parla del Manchester, sta elencando un po' i problemi che ha avuto allo United. Copia e incolla con la Juve, perché bene o male sono... Questa frase riassume un po' gli ultimi anni di Juventus. Poi infortunato, quella cosa a livello mentale mi ha tolto ritmo partita. Avevo tanti problemi a Manchester, anche la posizione in campo, davanti alla difesa nel 4-2-3-1, tra l'altro. Queste cose mi hanno un po' bloccato, ma ora sono un altro Pogba. Ora sto bene fisicamente, giocherò nel mio ruolo e farò ancora meglio. Qual è il ruolo di Pogba? Ci arriviamo. Sono un Pogba che vuole vincere, non mi piace perdere, anche la Juve è così. Ora sono uomo, sono papà. Dopo allenamento torno a casa, devo giocare con i bambini, riposare, mangiare la pasta. Vero italiano, confirme Pogba. Torno con una famiglia, ma Pogba è sempre lo stesso anche nel numero. Ho fame di vittorie. E ancora una volta ve lo dico, mi gasa tantissimo sentire Pogba che dice queste cose. Io voglio aiutare la squadra, voglio tornare a vincere con la Juve. Servirà mentalità per fare sempre meglio rispetto a prima. Darò tutto sul campo per compagni, società e anche per me stesso. Poi gli chiedono Di Maria e dice: Di Maria è un calciatore di classe mondiale, ha esperienza, ha vinto, si vede che è un campione. Abbiamo bisogno di lui, anche lui vuole vincere. Siparietto con Paolo Dybala, gli chiedono: ma avete parlato in vacanza? E ha detto: sì, certo, ho parlato con Dybala in vacanza, eravamo in vacanza insieme. È un mio buon amico, ma non abbiamo parlato del numero, ovviamente in riferimento al 10 che ha preso Pogba e che ha lasciato libero Dybala. Gli ho chiesto se aveva voglia di rimanere con me alla Juve e giocare ancora insieme. Non facciamo, allora guarda che succede qua. Questo non è uno spoiler di mercato come magari poteva essere ieri la risposta titubante di Di Maria al nome di Paredes. Questa è semplicemente una volontà, una speranza che ha espresso Pogba. Poi la storia di Dybala la sappiamo tutti, è stata la Juventus che non ha voluto rinnovare il contratto e quindi magari Dybala gli ha risposto sì, avrei voglia di, ma non lo posso fare. Anch'io avrei voglia di giocare alla Juventus, ma non penso di poterlo fare. Dobbiamo crescere a livello europeo. C'è il sogno di vincere la Champions. Non è l'obiettivo di quest'anno, ma rimane un sogno. Allora, qua ci sarà una crepa. Immaginatevi questo momento come una crepa del discorso di Pogba. Però credo che Pogba sia andato dritto per tutta la conferenza stampa cercando di rispondere nel modo più onesto e sincero possibile. Se mi chiedete anche a me, vi rispondo nello stesso modo. Io sogno di vincere la Champions, ma credo che l'anno prossimo, nonostante questo mercato della Juve, non sia possibile sognare questo perché siamo ancora decisamente lontani dai livelli europei. Noi in questo momento non sappiamo camminare, non possiamo correre. E infatti Pogba lo riassume dicendo: il primo obiettivo di quest'anno è quello di vincere lo scudetto, dato che non lo abbiamo vinto l'anno scorso. A livello europeo speriamo di prendere la Coppa, ma rimane un sogno. Sono abbastanza d'accordo con questa lettura di Pogba. So che tanti adesso andranno a fare i raggi X di questa dichiarazione e la interpreteranno come Pogba non vuole vincere in Europa e la mentalità provinciale del vincere solo in Italia, ma per me il voler vincere non è mai provinciale. Che sia in Italia, che sia una Coppa Italia, che sia in Europa, non è mai provinciale vincere. Provinciale è salvarsi. È ovvio che poi bisogna capire i propri limiti. Non puoi puntare al sole. Icaro ha puntato al sole e ci sono sciolte le ali e è caduto a terra ed è morto. Non ha senso oggi parlare di Champions. Oggi non ha senso. Un passo alla volta. Poi se succederà, se ci si ritroverà lì, se si riuscirà a far bene, sarò il primo a crederci, a volerlo, a sostenere questo discorso. Oggi non possiamo avere la mancanza di umiltà nel metterci nel discorso Champions. Oggi penso proprio che non abbia senso questa cosa. Quando sono arrivato guardavo sempre la Juve giocare, qui ci sono giovani, c'è talento. Poi Pogba dice una cosa che probabilmente tanti ragazzi non hanno mai detto. Pogba è stato fortunato in questo, ma non solo fortunato, anche bravo. E cioè, se sei pronto per giocare, alla Juve si gioca.
vediamo che cosa succederà con i vari Fagioli, Miretti, che sono anche Sulè, se vogliamo buttarlo nel calderone, sono giocatori che stanno venendo fuori dal settore giovanile della Juve e che potrebbero essere in pianta stabile in prima squadra, con la speranza che possano diventare giocatori utili per la prima squadra della Juve l'anno prossimo. Possiamo fare grandi cose, serve avere più fame degli altri, cosa che ci è mancata nelle ultime stagioni, lo confermo, lo sottoscrivo. Quando sono arrivato ad Allegri ho detto che avevo più rispetto all'epoca perché ero più giovane, avevo rispetto per gli anziani, per l'allenatore. Ora sono tornato, sono più vecchio e non scherzo più. Ovviamente parole, musiche, riferimento alle sfide a basket, quindi prepariamoci perché sicuramente torneranno a sfidarsi e anche di queste cose più leggere non vedo l'ora. Poi Pogba parla del ruolo e dice: so che qui si gioca a tre, a destra, a sinistra, come mezzala, non è un problema, posso giocare anche davanti alla difesa. E qua si apre uno spiraglio di ragionamento che ho fatto anche ieri sul canale di Davon. Anche solo giocare mi renderà felice. E poi gli dicono: ma la Juve, anche se non ha vinto, Pogba risponde tranquillamente: la Juve è sempre stato il club numero uno in Italia, abbiamo vinto per tanti anni, è strano più che altro vedere la Juve non vincere. Non è mai facile rivincere uno scudetto, un conto è vincere, un conto è rivincere, e lo abbiamo visto nelle ultime due stagioni, dato che Inter e Milan hanno vinto, l'Inter non è riuscita a rivincere, vediamo se il Milan riuscirà a rifarsi quest'anno, a confermarsi. Noi siamo qua per essere i primi e vogliamo tornare a vincere. Poi gli hanno chiesto se aveva parlato con qualche compagno di nazionale, se aveva parlato con Deschamps, lui ha detto sì, ho parlato con Deschamps per capire cosa ne pensava del ritorno alla Juve, gli ho detto che avevo in mente di tornare, lui mi ha detto che se me la sentivo era giusto così, quindi anche qua vecchio cuore bianco-nero di Didier Deschamps. E poi gli hanno detto: ma con Allegri cosa vi siete detti? Lui ha detto: guarda, ho parlato con Allegri molto velocemente, ho soltanto seguito il cuore, poi le parole del mister sono state decisive, sì, ma io la mia scelta l'avevo già fatta. E poi Pogba dice: io a Manchester la Premier con lo United non l'ho vinta, quindi oggi sogno di tornare a vincere con la Juve. Se mi dici qual è la cosa che vuoi di più in questo momento, è tornare a vincere con la Juve. Poi ogni coppa va bene, però parte dal campionato. E ribadisco, questa sarà una vera e propria crepa. Preparatevi, perché questa sarà una vera e propria crepa nella conferenza stampa di Pogba. Ma credo che sia stato onesto e sincero per tutta la conferenza stampa, quindi penso che questa cosa gli faccia anche abbastanza onore. Poi gli hanno voluto apparecchiare la tavola per parlare di Mourinho e lui ha snobbato completamente la domanda, perché c'erano stati dei problemi con Pogba e Mourinho, e ha detto: la Roma è una grande squadra in Italia, non mi importa che ci sia anche Mourinho, mi importa solo vincere tutte le partite, che sia contro Mourinho o Inzaghi, ha detto, anche qua vero emiliano Paul Pogba, non ha la Z, ha la S al posto della Z, non mi importa, voglio solo vincere. E credo che questa sia stata la conclusione naturale della conferenza stampa di Paul Pogba, dove la vittoria è stato un concetto che è tornato fuori tante volte, la mentalità, la voglia di vincere, la voglia di tornare, la voglia di riemergere, il cuore, l'amore, sono stati tutti concetti ampiamente ripetuti da Pogba, spiegati anche con parole sue, in un italiano, devo dire la verità, ottimo per un ragazzo che è stato lontano dall'Italia per 6 anni, ha iniziato la conferenza stampa mettendo le mani avanti dicendo: non so come sarà il mio italiano, Paul, te lo dico tranquillamente, sei andato molto molto bene e ora aspettiamo di vederti in campo, dove dovrai andare ancora molto molto meglio. Sono veramente contento, finalmente Paul Pogba è tornato alla Juventus.